Per tutti gli appassionati di Gialli e Noir è stata una giornata piena di eventi, quella organizzata all'interno del parco di Cinecittà World dalla Pavve Edizioni e il Roma Crime Fest. Stamattina qui al festival ci sono autori di Firenze, di Milano, c'è addirittura da Tenerife, c'è Cristina Serravalle che abita a Tenerife e stamattina è qui con noi. Quindi abbiamo esposto il tutto anche a tante altre case editrici, perché per noi non è che bisogna fare una cosa da soli, bisogna crearla coesione proprio con tanti altri autori e tante altre case editrici. E ringrazio i miei due direttori scientifici, che è Luca D'Onofrio e Claudia Proietti, per aver accettato questa nostra avventura. Una manifestazione letteraria che ha coinvolto autori ed editori, dove hanno potuto proporre ed esporre le loro opere tramite presentazioni di libri, tavole rotonde e giochi a premi, coinvolgendo lettori curiosi presenti a questa prima edizione, arrivati da tutta Italia per conoscere i loro beniamini. Abbiamo una linea editoriale con la nostra casa editrice che privilegia thriller, noir, romanzi gotici, gialli e anche horror, più tutta un'altra selezione di fantasy e dark fantasy, e quindi questa era un'occasione assolutamente imperdibile per dare risalto a tutte le nostre pubblicazioni. Io sono brasiliana e presento il mio libro, Il libro nero del Brasile, e ho portato anche il libro che è uscito adesso in Brasile in portoghese, che si chiama O Lado Obscuro da Italia. Allora, io sono bergamasca di nascita, però vivo a Tenerife. È un'opportunità incredibile perché è il primo evento di questo tipo che viene organizzato, quindi ne approfitto per ringraziare anche gli organizzatori, che nella figura della casa editrice PAV, che tra l'altro ho il piacere di rappresentare anche